Allora ragazzi, iniziamo a parlare di preppy, ok? Ne abbiamo parlato insomma nelle storie, ma ora ne parleremo qui in un video, una parte teorica, quindi iniziamo a capirci meglio che cos'è questo preppy. Non possiamo che iniziare alla fine degli anni 40, la seconda guerra mondiale è terminata, l'America di Roosevelt, il presidente Franklin Delano Roosevelt, ne esce vincitore, e vince anche la prima grande crisi economica del sistema americano. In questo preciso momento sta per iniziare il consumismo. Chiaramente parlo dell'America perché è uno dei punti più ricchi, dove la gente può iniziare a poter usare parte dei propri risparmi per il consumo, come può essere i vestiari o la movida, lo stesso cinema, cose impensabili in grande parte dell'Europa. Il gentiluomo degli anni 50 comincia a cercare la comodità, e quindi i sport da nobili, che, come ci vengono raccontati dai nostri nonni, dai nostri genitori, che il tennis, il golf o altri giochi sono dei sport da gentiluomo, da benestante, in realtà è proprio così, perché all'epoca soltanto in pochi potevano farlo, e da questi circoli, soprattutto nella parte est degli Stati Uniti, la cosiddetta New England, escono fuori dei vestiari appropriati bellissimi, che poi provengono dal Regno Unito, dall'Inghilterra, e da questi sport vediamo camicie in button down, e polo, tessuti come il chino, in America viene inventato anche il jeans, insomma molte di queste cose, vestite chiaramente in maniera molto slim, molto differente dal classico tre pezzi grigio, tre pezzi blu, ok? Quindi iniziamo veramente a uscire fuori. Uno degli esponenti più importanti non può che essere John Fitzgerald Kennedy, il 35esimo presidente, che esce da uno dei college più importanti, e infatti all'epoca lo chiamavano l'Ivy League Style. Perché? Perché i college più importanti di quella parte dell'America appartengono a appunto questa organizzazione Ivy League, che poi, che ci sia un po' di massoneria, questo ce lo aspettiamo, sono i padri fondatori degli Stati Uniti, la parte più radicale vicina all'Inghilterra, quindi insomma lì veramente vediamo delle belle. John Kennedy si presenta alla Casa Bianca con i suoi gessati, toglie il panciotto, difficilmente indossa il doppio petto, due pezzi, snello, slim, preciso, e nel tempo libero lo vediamo indossare delle, soprattutto agli inizi, insomma prima della presidenza, sneakers, maglioncini, appunto le camicie con button down. Questo all'epoca era veramente un qualcosa di mai visto ragazzi. E infatti il grande Gianni Agnelli prende spunto proprio da questa situazione, da questa sua grande amicizia anche con John Kennedy, e questo suo amore, insomma, questo suo sentimento per l'America, per gli Stati Uniti. Arriviamo a noi. Cosa succede? In questi college appunto c'è questa moda, no? Si percepisce, si respira, si osserva, ci sono dei negozietti storici come la J Press, che nel New Haven, nel Connecticut, che comincia a improntare degli abiti per questi ragazzi, veste i ragazzi dei college, ma un uomo, uno stratega, un gentiluomo con uno stile grandissimo, che è Ralph Lauren, nel 1967 fonda appunto la Ralph Lauren. Ed è tutta improntata su questo modo di vestire. Lo sport, quindi dalla caccia al golf al tennis, esce fuori dai college, può diventare una realtà per molti. E più avanti vedremo anche Paul Newman, uno veramente un grande che veste preppy, assolutamente veste preppy, ha una piccola esperienza in un college americano, che è proprio questo qui a New Haven, che è la Yale, e lì sicuramente prende esperienza. Più avanti faccio un balzo importante, Lady Diana, perché il preppy è sia per uomo che per donna, vestiva benissimo, jeans, blazer, cappellino da baseball, insomma è affascinante questo mondo, perché i college in realtà dei benestanti, dei bravi ragazzi, si richiedeva una certa forma, una certa pulizia, e allora
è chiaro che questi ragazzi dovevano prepararsi ai college. Infatti preppy significa proprio prepararsi alla moda college, non farsi trovare impreparati. Ecco, questa è una parte teorica del preppy. Poi vedremo più avanti tutte le combinazioni, perché loro utilizzavano con maniera, soprattutto fino agli anni 70, si utilizzava fantasie tartan, il tweed, molti materiali con grande maestria, quindi anche blazer, le camicie stesse, questa maestria nel cercare di innovare questo classicismo un po' troppo fermo e rigido. E lo vedremo più avanti come veniva fatto. Intanto questa è una parte appunto teorica dove cerchiamo di capire da cosa nasce questa moda.